dell'attività del corpo, delle capitanere di corpo, il sofforto, l'immigrazione, infatti, è dovuto al crescenzo, al quale volentieri cedo la parola. Allora, buonasera a tutti, diciamo che ci conosciamo tutti, è bello oggi essere, diciamo, avere una pratica di questo definisce amici, no? E quando mi è stato proposto di partecipare a questa iniziativa culturale dal giornalista Paolo Corretto e dalla Associazione Nazionale per entrare anche in Mazzo Locale, ho subito accettato sia per la stima che per i confronti e l'amicizia. Quindi volevo anche complimentarmi con Paolo D'Arretto per le molteplici iniziative che organizza Monopoli e per il lavoro anche di un giornalista che fonde con la professionalità e che complimentarmi anche per questa iniziativa culturale, visto il programma che è molto fitto e travantissimo a settembre. Quindi mi è stato proposto oggi di parlare un po' per le generali la capitanea di porto c'è sempre, infatti anche durante questi 10 mesi di insediamento di Monopoli abbiamo già realizzato diverse attività sia con l'Associazione Nazionale Marittima che con la Lega Navale, soprattutto incentrate sulla sicurezza della navigazione, sulla sicurezza in mare. L'ultima tra tutte è stata una giornata della sicurezza in mare che è stata svolta presso la Lega Navale, nella quale appunto abbiamo simulato in mare e il suo corso. Nel corso di questi 10 mesi ho avuto modo di incontrare anche le scuole, gli istituti di ordine e grado, al quale sono state le buone, questi incontri sono sempre stati tenuti da partire, quindi avevo incontrato da ragazzi di scuole medie sino ad arrivare i ragazzi prossimi al diploma, quindi 18-20 anni. E quindi con i ragazzi abbiamo portato messaggi di rispetto del mare, sicurezza con le nostre mani, ma anche quanto banali viene sempre ricordato, perché è un lavoro che faccio e che fanno i nuovi, ci rendiamo conto che quotidianamente, fin quando diciamo, ci limitiamo alle segnalazioni, ok, interveniamo, però a volte queste regole basilari che non vengono rispettate, a volte causano anche dei gravi incidenti. Quindi abbiamo incontrato le scuole, abbiamo incontrato chi lavora e fa, quindi i pescatori, abbiamo incontrato i diportisti presso la Lega Navale, ho avuto modo anche con gli utenti locali di fare qualche intervento per sempre ribadire questi concetti, quindi con gli alunni anche siamo arrivati, se vogliamo, chiesto loro di portare, no? Quello che gli ha detto anche delle loro famiglie, e quindi oggi anche questa iniziativa mi permette anche di rivolgere questi messaggi ai cittadini, no? Questi video di volta di cittadinanza, quindi cerchiamo di ribadire questi concetti, sperando che si verifichino sempre meno incidenti in mare. Periodicamente svolgiamo delle esercitazioni, quindi testiamo i nostri tempi di intervento, in questi mesi abbiamo organizzato esercitazioni di mare, quindi soccorso, abbiamo simulato soccorsi a diportisti, gente di difficoltà in mare, anche c'è stata un'esercitazione di incendio in porto e da ultimo un'esercitazione di aereo caduto ammalato in mare. In particolar modo quest'ultima esercitazione è stata organizzata anche con la Società Italiana Cani di Salvataggio, quindi con dei bellissimi Labrador che sono questa associazione ha sede a Bari e quindi con loro si trova questa esercitazione e sono questi campo esercitati equipe del salvataggio in mare, quindi è stata una bellissima esercitazione e loro anche nel weekend loro abbiamo stretto un accordo, loro nei fine settimana saranno anche sulle spiagge di Capito questi campi di salvataggio, quindi saranno un ulteriore in più per evitare incidenti in mare e sulle mani marine. Il corpo dei vigili di porto, guardia costiera, molti di voi lo sapranno, però rimaniamo capitalmente presente su 7.500 km
registro di sicurezza della navigazione, sia quindi in mare, anche sicurezza intesa come controllo delle unità, quindi sicurezza come delle unità, quindi avremo dei team ispettivi che periodicamente visitano tutto il naviglio nazionale, quindi le navi, le imbarcazioni del porto. Ci occupiamo anche di attività amministrative, dalla gente di mare, quindi le pratiche riguardanti i marittimi, coloro che navigano per mare sulle navi mercantili, pesca, ci occupiamo anche di controllo, quindi polizia giudiziaria nell'ambito della filiera della pesca, del demanio e dell'ambiente marino. Ci occupiamo anche del rilascio delle patenti nautiche e naturalmente del comando e della gestione dei porti. Il nostro compito primario rimane quello della ricerca e soccorso dell'unità umana in mare. Noi come area SAR di intervento e di soccorso in mare abbiamo un'area molto vasta, in tutto il territorio nazionale abbiamo circa 500.000 km quadrati di acque di competenze, qui intervengono appunto i nostri mezzi per salvaguardare la vita umana in mare. E lo vedete quotidianamente ormai nei telegiornali, nei TG nazionali, ci occupiamo di salvataggio delle migliaia di disperati che attraversano il Mediterraneo, la ricerca di condizioni di vita migliori. Questa attività la svolgiamo in collaborazione ormai da qualche anno con la Marina Militare, e tutto è partito con l'operazione Mare Nostrum, che era essenzialmente italiana. Poi il problema, abbiamo cercato, il governo italiano l'ha portato alla Comunità Europea, finalmente la Comunità Europea ha deciso di darci una mano. E ora l'operazione che risponde con tutte le marine della Comunità Europea e prende il nome di Migrantes. Lo scorso 20 luglio, come accennava prima Paola, il Corpo delle Capitanerie di Porto ha compiuto 150 anni. Un seguimento di storia dedicata alla tutela del mare e alla sicurezza delle coste. Infatti, il 20 luglio 1865, con un decreto istitutivo firma delle Vittorie Maggiore, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto, frutto della fusione delle resistenze di corpi di Stato Maggiore dei Porti e dei Consigli di Marina, il primo militare e il secondo civile con funzioni amministrative. Visto nel pubblico, quindi, Associazione Nazionale delle Marine d'Italia, è vero anche il primo sindacato con il quale possiamo dire dal mio insegnamento, qualche tempo dopo cerchiamo di collaborare. Il mio sindacato, con la sua associazione, svolge un servizio, comitato posta libera, loro sono dei volontari sostanzialmente, prostituiscono le vedette sul mare, perché loro ci danno una mano, ci segnalano periodicamente, se non quotidianamente, tutte le problematiche riguardanti l'ambiente marino metropolitano, quindi dal piccolo inquinamento a situazioni di incuria sulla costa, incuria quindi alla sporcizia, al malfunzionamento, anche riguardo alle concessioni, benissimo. E noi cerchiamo, per quanto possibile, non me ne voglio se a volte riusciamo a dare una risposta no, immediata, però cerchiamo di, io l'ho detto dal momento che ci incontriamo al signor Serinato, che pervengono queste situazioni sia da parte nostra, ma in generale da tutti i cittadini. E il cittadino che può, noi dal nostro ufficio abbiamo le nostre squadre che escono, le nostre vedette, però non riusciamo a avere quotidianamente la presenza sul territorio, quindi... Anche perché il territorio monopolitano è anche abbastanza basso, quindi la nostra costa lo stesso. Perfetto, quindi un ausilio del genere, poi ripeto, fate un lavoro molto prezioso, da volontari, e quindi ci date una mano a intervenire in maniera più chiara. In via generale possiamo ora ribadire quelli che sono i consigli sia per chi si affaccia al mare, quindi semplicemente sul demanio per fare il bagno, sia per coloro che magari il mare lo frequentano con
molto spesso, no? Soprattutto i ragazzi che si occupano di questo aspetto, è va bene il tuffo, però magari no, è bene conoscere il fondale, ad esempio, però se non si conosce il fondale forse è meritato. Ed è sicuro che a livello nazionale si sono verificati diversi gravi incidenti, alcuni anche mortali. Ripartiamo con questi consigli. Il primo sicuramente è non fare il bagno se non si è in perfette condizioni fisiche, quindi spesso, soprattutto magari i giovani, no? Poi col tempo no, tutti maturiamo no, un'esperienza, una maggiore coscienza, però spesso, soprattutto i più giovani, no, questa regola non è rispettata. È benissimo, è mai spostare quindi il proprio fisico in mare, oltre, cioè mai sopravvalutare il proprio fisico, bisogna conoscere il proprio fisico, mai sopravvalutare le proprie potenzialità e mai sottovalutare il mare. Il mare purtroppo, ripeto, proprio circa la settimana scorsa c'è stato un aggettivo sorridente di un ragazzo di 17 anni che era col papà a pescare, pescatori molto esperti e ahimè hanno avuto un valore probabilmente comunque era una persona esperta, però anche a 17 anni un ragazzo giovane in forma che praticava questa attività periodicamente ha avuto questo grave incidente, quindi mai sopravvalutare le proprie potenzialità. In merito a questo aspetto volevo ricordare, perché prima avevo avuto l'idea che con il quale mi sono trovata più volte a parlare, che mi ricorda sempre che il mare è crudele, perché alla fine il mare è imprevedibile, noi non sappiamo in realtà quando ci troviamo con la natura cosa doverci aspettare e cosa invece no. Probabilmente tra noi oggi una platea che il mare lo conosce bene, quindi siamo astuti, oggettivamente assidui, frequentatori del mare, però questi concetti vorrei dire ribadirli a chi no, si trova periodicamente, no, perché viene dentro terra, però ce li rinfreschiamo tantissimo. Quindi altro consiglio che noi diamo sempre di lasciare passare due o addirittura anche tre ore prima di dall'ultimo pasto prima di fare il bagno, e mai entrare in acqua quando è esposta la bandiera rossa. Sui lidi probabilmente non ci facciamo caso, però per la nostra ordinanza balneare devono esserci ogni lido di stabilimento balneare deve essere dotato di tre bandiere, quindi dovrebbe esserci una bandiera bianca quando il mare è in condizioni ottimali, quindi possiamo fare tranquillamente il bagno, una bandiera gialla quando c'è vento forte, quindi consigliamo solo chiudere le ombrelloni al mare e comunque il bagno si può fare, e quando c'è la bandiera rossa non c'è diciamo l'assunto di lido, teoricamente se uno ritiene che si può essere può anche fare il bagno, nessuno ce lo dice, però è soltanto un avvertimento. Quindi se il bagno è in alto, la bandiera rossa non è consigliato di fare il bagno, e quindi è consigliato di farlo. Anche allontanarsi dalla riva, allontanarsi dalla riva, anche questo, sempre per il discorso di non sopravvalutare le proprie potenzialità, anche un piccolo manovre, un cavo di pressione, magari se siamo all'aria, siamo da soli, non abbiamo un ausilio, stiamo facendo qualcosa vicino, poi ecco, la strada, perché poi quando arriva il bagnino a salvarci, quando arriviamo noi, si rischia. Quindi abbiamo detto anche prima, evitare di tuffarsi dagli spogli perché non si è abili di tuffatori o si conosce delle fondate. Affidarsi sicuramente agli assistenti di salvataggio. I bagnini oggi sono sempre persone molto professionali, loro sostengono l'esame, una commissione presieduta dal capitano di porto, presieduta dal capitano di porto, di tutti i capitani di porto sono questi esami. Quindi chi consegue il brevetto di bagnino di salvataggio è una persona specializzata per l'intervento, quindi sul soccorso in mare, ma anche sulle tecniche di salvamento, quindi il primo intervento. Ascoltiamo i consigli che ci danno qui, sono probabilmente a volte ragazzi, dicevo che è bene, però hanno una preparazione, poi noi gli rimaniamo sempre di rinfrescare sempre i concetti, perché è chiaro, probabilmente ad operare può capitare anche che un'estate intera non gli capita nessun intervento, però loro dovrebbero fare dei ritratti.
facciamo una risata assurda, però questa è una domanda che fa parte spesso degli stati di potente nautica, no? È la base, cioè se si esce in mare non bisogna, anche quando è terminato, questo è una regola, però diciamo è regola generale che bisogna imbarcare il 30% di carburativo rispetto ai consumi, no, previsti dall'imbarcazione. Quindi se io so che devo fare 10 miglia e consumo 10 litri per fare 10 miglia, visto che le condizioni del mare sono imprevedibili, può essere che deve avere una quantità superiore di carburante. Ebbene, sempre imbarcare il 30% in più. E, siamo bambini a bordo, sempre con il salvagente, proprio sempre per prevenire eventuali incidenti. Il mare, come dicevo prima, deve essere rispettato, quindi chiunque si affacci per fini che siano ludici, sportivi o anche lavorativi, dico sempre, deve rispettare il mare. Faccio l'esempio sempre del sacchetto di plastica gettato a mare, cioè come può fare il suo sedicato. Quanti anni ci vogliono per degradarsi in maniera autonoma? Infatti, si parla, io ho letto anche di 100.000 anni, insomma. Polistirolo, anche infatti. Benissimo, per quello infatti, lo stavo per dire, ci capita molto spesso di vedere che ci vengono segnalate le tartarughe morte, che probabilmente l'80% di esse per queste volte sono aver ingerito questi sacchetti plastica, questi ruoli che probabilmente vengono scambiati direttamente per pesci e quindi vengono ingeriti. E quindi ci arrivano, no? Spesso segnalazioni che quando c'è la mareggiata le spiagge sono sporche, no? Il comune non ha capito, non ha fatto il suo dovere, no? Il comune ha capito, però è chiaro che con la mareggiata il mare ci distribuisce tutto. Quindi, gettare qualcosa a mare dopo mesi o anni ce lo ritroveremo sulle nostre coste, quindi ci toccherà lavorare il corpo per dire. Non solo comandante, c'è un'isola di plastica, sì, nell'oceano, sì, Pacifico, sì, grande quanto mezza Europa, sì, sì. E praticamente i pesci che mangiano quella plastica ce li ritroviamo poi nella catena alimentare, sì, sì, sapere, sì, perché vengono pescati e non mangiano. Abbiamo i pesci di grosse dimensioni, tonno, sardine, sì, sì, merluzzo e tutto il resto, questo che è deciso. Sì, questi sono di plastica che non andrà mai lì, cioè difficilmente riuscire. Infatti, quelle cose ti portano tutto in quel punto. Grandissimo, sì. Io ho così immagino. E veniamo ora alle regole sul tema marittimo. Regolamentare la variazione durante il periodo marittimo sono due ordinanze, cioè l'ordinanza della Regione Puglia, che nel 2015 è stata riproposta, c'è cioè un'ordinanza del 2015, e la nostra ordinanza, che di porto di Monopoli, quindi che regolamenta il nostro circondato, quindi Monopoli e Puglia Normale, che per quest'anno è ancora in vigore quella del 2012. Probabilmente lo rivedremo nel corso dell'inverno, avevamo pensato di apportare alcune modifiche, però le modifiche vanno fatte magari per tempo, cioè per tempo invernale, in realtà che anche il concessionario degli esperimenti balneari si possano adeguare, non sapendo che c'è un periodo invernale. La parte più interessante, l'ordinanza balneare della Regione Puglia, è l'articolo 3, quindi le prescrizioni sull'uso del demanio marittimo. Anche queste sono regole che ci potranno sembrare banali, però vi assicuro che sono molte non rispettate. Quindi leggiamo un passaggio più importante: sulle aree demaniali marittime della costa pugliese è assolutamente vietato campeggiare con tende, grotte, camere e altre attrezzature, installazioni impiegate a tale fine, nonché per montare anche fuori delle aree specificatamente destinate con regolare tiro competitivo. Ahimè, invece, abbiamo modo di vedere anche le nostre spiagge di capitolo che qualcuno, sì, soprattutto sono altri non monoclinali, ma provenienti da anche monoclinali, insomma, però noi abbiamo avuto modo proprio stradato sul posto di fare attività con la polizia, la vice comandante, l'attività di tutto, perché
sono già lì, mandarle via, non le persone, ci cioè sono più ruoli, non è facile. E poi abbiamo fatto un'attività preventiva arrivando verso le 7 del sabato sera, quindi abbiamo cercato di arginare per quella sera, quanto possibile, questo fenomeno, perché il giorno dopo si ripropone. Ritorneremo a... Questo è per contrastare alcuni reati? O la commissione magari di alcuni reati? Diciamo, no, c'è una sanzione amministrativa, proprio di violazione dell'ordinanza balneare. Sì, ma una violazione amministrativa pesante, si parla da 2.000 di tagli di euro, quindi pesante, però spesso queste persone, no, giustamente sono persone, magari una delle cose si fanno anche la distanza, non te la fai neanche questa sanzione, quindi è per questo che il giorno dopo ci ritroviamo lì. Abbiamo avuto segnalazioni anche di feste organizzate sulla spiaggia prossimamente. Feste che disturbano l'ambiente di chi vive, no? Nei pressi del ritornato. Quindi è vietato, ribadisce anche l'ordinanza, sempre della Regione Puglia, abbandonare a terra e mare rifiuti di qualunque genere, quali carta, fazzoletti, lattine, mozzico di sicurezza, avanzi di cibo, sia pure contenuti di bus. Questa è una regola scontata, però è bene ribadirla. L'ordinanza balneare della Regione Puglia prevede anche l'obbligo per i concessionari degli stabilimenti balneari di avere la raccolta di frequenza. Nei controlli previsti, si può svolgere l'attività di questo che chiamano mai sicuro, con delle pattuglie che girano a terra, quindi mai sicuro anche con le nostre vedette a mare. Quindi nei controlli degli stabilimenti abbiamo avuto modo, sotto l'inizio della Regione Balneare, che gli stabilimenti non rispettavano questa regola della raccolta di frequenza. Però diciamo adesso si stanno adeguando. Sì. Inoltre sul demanio marittimo è vietato il transito e la sosta di automezzi, ciclomotori, veicoli. Molti non sanno che sul demanio vige la regola generale che è vietato parcheggiare. A volte alcune automobili parcheggiano dal picco sulla scogliera. Ricordo sempre qualche mese fa, giusto un lavoro di. Ho capito che miracolosamente si è sfocata sugli spogli e poi i vigili del fuoco riuscirono a tirarla. Succede anche questo. Hai vietato accendere fuochi o fare uso di fornello, di stile picnic, con tavoli di sedia, binari, non allo scopo di servante. È vietato utilizzare attrezzature balneari come il tramonto, quindi anche gli stabilimenti di balneari hanno il loro orario, se non espressamente utilizzati. È vietato organizzare feste, animazioni, altri fuochi di intrattenimento, se non espressamente autorizzate, e l'autorizzazione di voler lasciare quindi normalmente si effettua delle feste sugli stabilimenti balneari, questi sono espressamente autorizzati dal è vietato occupare con belloni, sedraio, la fascia di rispetto di 5 metri dalla battigia. Quindi dalla battigia, i primi 5 metri. Per quanto riguarda le spiagge pubbliche, invece, come funziona la
capitato, insomma, noi ci siamo inventati con una sordinanza di vice in tutti i circondari marittimi, c'è l'obbligo per il comune, quindi il sindaco dovrebbe rispettare per rispondere sui servizi di salvamento. Però sappiamo che non c'è, infatti, sempre nella nostra ordinanza è previsto che qualora non istituito questo servizio di salvamento, che noi all'inizio stagione consigliamo sempre di istituire, quindi all'inizio stagione scritto ai presidenti, di chiamare dei monopoli, di voler valutare l'opportunità di istituire questo servizio di salvamento, però la nostra ordinanza prevede che qualora non è istituito, deve esserci apposta una caratteristica nella quale in un quarto libro, quindi in italiano, non c'è conosciuto, i cartelli ci sono. Questo è un obbligo, quindi se non lo metto non ci deve essere in cartella, ma già c'è anche dalla scorsa stagione, ci sono i cartelli, nel quale viene segnalata la mancanza di servizio di salvamento, manca di fare attenzione, vedete la cosa. Sono i cartelli, sì. Senza salvamento. Lo so, ma è così dappertutto. All'Italia. Ci tuteliamo. Fate attenzione. La stessa previsione è prevista per le boe dei 100 metri dell'abbagazione, quindi delle boe rosse, e le boe bianche di 1,60 m limiti acque sicure. Anche questo, nella ordinanza della Regione di Montemolo, è previsto per i comuni l'obbligo di installare queste boe, e però sempre qualora non venisse installate, dove ci deve essere posto un altro. Però devo dire che non sono le rimaste in quest'anno, sono state messe queste boe, è stata nelle maggiori spiagge private sono state messe queste boe, e quindi diciamo che comunque al 50% sarebbe stato sufficiente anche per noi, quindi non possiamo non lamentarci, va bene così, già che il diportista sa quindi quelle boe, perché a volte il diportista dice no, ma io mi sono avvicinato alla costa perché non mi sono accorto che erano 200 metri, noi lo sanzioniamo lo stesso, però se abbiamo dei boe abbiamo un'ulteriore prova, no? È vietato sempre per l'ordinanza sostare per quelle del rilascio, naturalmente tutte le imbarcazioni, quindi anche il pedalò fino ad arrivare agli acqua scura, sodiosissimi acqua scura, devono uscire a mare tramite un apposito corridoio di rilascio. Se non c'è il corridoio di rilascio, quindi a monopoli sono pochissimi lì ad averlo, non possono uscire tra i bagnanti, assolutamente. Quindi solitamente le acqua scooter infatti escono dal blocco per le acqua scooter ci sono solo degli orari che devono rispettare, c'è la nostra ordinanza balneare che lo prevede, e sono degli orari che non vanno a coincidere con gli orari della balneazione, quindi loro solitamente possono uscire in mare dall'una alle tre del pomeriggio, quindi loro per non dare fastidio alla balneazione. E naturalmente l'altro divieto è quello di vietare, spostare, buttare, danneggiare, se viene visto che diciamo le famose buone, anche chi le danneggia dovrebbe essere anche sanzionato, però fortunatamente non ci sono cittadini così indisciplinati che arrivano addirittura a danneggiare. Per fortuna dalle nostre parti, ultimamente avremo maggiore sensibilità. Sì, infatti l'obiettivo anche di questa serata, no, è cercare quello di sensibilizzare proprio la cittadinanza. Io infatti spero poi col tuo singolo, con il tuo lavoro di giornalista, no? Ti chiedo di valorizzare, cercare per quanto possa riportare a tutti i cittadini queste informazioni. Devo dire che gli disciplinati forse sono più in mare che sulla spiaggia, noi ci imbattiamo spesso in disciplinati del mare, no? Quindi dormiamo insieme, no? Disciplinati del mare. Anche chi lavora in mare, quindi anche coloro che fanno le escursioni in mare, tipo Polignano, tendono sempre a imbarcare più persone, no? Anche una singola imbarcazione da diporto, il comandante dell'unità deve sapere che a bordo se può portare 6 persone, più di 6 non può portare più. Ne va sempre, no, per della sicurezza di chi trasporta, anche perché poi se succede un incidente in mare, il responsabile non è solo per la nave da crociera, Schettino, no? Nel caso Schettino, però vale anche per la piccola imbarcazione, quindi se abbiamo, se sono successi incidenti. Qualche mese fa è successo un incidente tra due natanti napoletani, esatto, e
anche la responsabilità dei comandanti. Noi prima di lasciare la letteratura ci pensiamo 100 volte, cioè cerchiamo veramente di imitarle al massimo, perché deve essere consapevole il comandante di unità di porto che ha la responsabilità di chi trasporta. Quindi anche il tuffo di una bambina da poppa, poi si trova nell'enne, che questa imperizia marinaresca di prudenza può significare anche, no, la morte di una persona. Cosa che non condivido è che fino a 40 cavalli, 48 cavalli, tutti possono andare per parte. Quindi è come, no, oggi un motorino 50 non si può guidare più pensare, cioè c'è una patente. Io spero che in futuro si arrivi anche per l'unità, c'è chiunque va per male, le regole basilari le conosco, cioè non è possibile che chi guida fa dei quelle variazioni che poi si trova a fare degli altri male, e quindi le regole per vedere. Va bene, ci siamo a 6. A brevissimo ci sarà la festa della Madonna della Maglia. La Madonna sarà accompagnata dai gozzi, ma anche da qualche altra imbarcazione? No, anche questo era della sicurezza, quindi all'inizio abbiamo arrivato i pescatori subito, io avevo immaginato che qualche imbarcazione potesse essere dietro la Madonna, perché la tradizione della Maglia rappresenta, no, ci tengono anche i pescatori, ci tengono a partecipare all'evento, però poi valutando gli aspetti di sicurezza, la scelta sempre di organizzazione è stata dovuta agli incidenti, no, che si vede, e quindi da loro fa presa questa scelta, e quindi credo che il mio compito adesso per continuare, no, ad evitare la sicurezza di persone, sicurezza in mare, per far sì che la manifestazione si svolga senza problema alcuno. Il mio compito è quello di mantenere le stesse regole, però parlando con il nuovo presidente del comitato di questa patria, ci siamo detti che ci devono essere più cose, abbiamo tanti cose con nobili, sarebbe bello vedere molti più cose, non solo 4-5. Quindi auspichiamo il presidente che parlava di tutto, che probabilmente avremo anche una ventina di cose, speriamo di riuscirci, perché oltre a essere situazioni che fanno la coreografia, anche magari un po' di illuminazione della base, quindi sarebbe perfetto. Prima di allacciarmi al discorso del comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Monopoli, tenente di vascello Salvatore De Crescenzo, chiedo al mio ministro, maestro Daniele De Marini, di delizziarci con un altro momento musicale del dottorato. Thank you.
arrivano dei migranti dovrebbero salvare i proprietari di Porto Marzano, non può arrivare la vedetta dalla capitale dei porti. Praticamente la capitale dei porti in Bari, ai sensi del codice della navigazione, ha messo in atto una procedura concertativa, non tipo esproprio per capirci, perciò di concerto con le proprietà, con le varie proprietà, che già a partire dall'anno scorso sono stati convocati la prima volta. Il comandante Cortesi con l'ufficio di bagno e igiene civile sta programmando, perché siamo andati quasi 20 volte in Bari, abbiamo tutti i suoi recapiti fissi e mobili e ci conosce ormai via in delegazione, come siamo venuti da lei in delegazione, perché è una faccenda spinosa di monopoli che seppur sia stata sempre privata, comunque la vecchia proprietà concedeva ai bagnanti che ci vanno da sempre, e invece dall'anno scorso questo non è successo, però grazie anche al commissario della pubblica sicurezza di Monopoli che ci ha convocato, i proprietari poi hanno concesso di frequentare gli scogli in mano alla spiaggia, sempre in attesa che venga definita questa procedura. Noi chiediamo sia come comunità che come bagnanti, cittadini, centro stasera, e parecchi continuano a chiederci notizie sul procedimento, di sollecitare cortesemente il comandante Cortesi, perché aveva promesso alla stampa che prima dell'estate avrebbe sottoposto ai proprietari alla firma il progetto. Il problema era la concertazione con gli altri enti, perché se il benzino sono dalla capitaneria di porto, ufficio del demanio, agenzia del demanio e ufficio di civile. Perciò c'erano questi due enti che dovevano collaborare alla redazione di questo progetto, perché dovevano obbedire esattamente che il demanio va fino a 15 metri e c'erano delle parti dove potevano prendere i 15 metri, ma delle parti dove c'erano delle linee sullo scopo dove dovevano prendere il massimo 10 metri. Perciò dovevano concertare con i vari proprietari queste cose qua, sottoporre la firma e tutto il resto. Perciò chiedo innanzitutto questo, di sollecitare il comandante Cortesi di Bari. Poi ho segnato un po' di cose che le avevo già accennato, però alcune sono state quasi risolte, altre invece sono ancora, perché Paolo vede benissimo, nonostante la sua giovane età, il suo lavoro sa fare bene, con piacere noi stiamo frequentando i suoi incontri, ma stasera c'è il comandante dei Marinari, sono venuto più volentieri perché volevo portare l'attenzione non solo ai presenti, ma delle istituzioni che si occupano del controllo del territorio e del mare, dei casi che sono proprio da vergognarsi, non possiamo dire altro, tipo vernici nel porto, oli nel porto, polistirolo, parliamo addirittura dell'antico porto dove la gente va a passeggiare, tedeschi, inglesi, francesi, romani, e c'è stata una macchia ultimamente di olio che era incredibile. Cioè, questa è una cosa che non possiamo sopportare, una città che vuole fare turismo, vuole vivere dal turismo, non possiamo vergognarci nei confronti di chi ci viene a visitare, cioè la porta è anche reddito a questa città. Una situazione del genere è insopportabile, comandante. Mi rendo conto che l'aspetto di 2+2 in tanti anni, nel fatto militare, avendo i cognati carabinieri che quasi non hanno il carburante per andare in pattuglia, cioè ci rendiamo conto che avete poco personale, avete pochi mezzi e devono essere impegnati chi vedetta, perciò chi male è a terra e tutto il resto. Quelle sono le persone, però diciamo che i casi più clamorosi sono questi. Poi stavamo segnalando già in queste sere parcheggi addirittura in zona di erosione, di pericolo di dissesto idrogeologico, proprio lo
che avrebbero diritto al riposo, così come c'è il diritto al risarcimento, perché hanno un monopolo, diciamo, questo problema che si fa a caos prima alle 6 di mattina, però c'è chi si alza alle 5 per andare sul peschereccio, per andare in campagna, per andare a quelle poche fabbriche che sono rimaste a lavorare, che chiedono di poter riposare, ma anche loro vanno a divertirsi, ma nei limiti degli orari delle leggi, cioè dovremmo rispettare tutti quanti le leggi. E perciò in base all'articolo 3 dell'ordinanza balneare regionale, nonché quella della prefettura di Porto, io le chiedo di sollecitare il comando dei vigili urbani, perché non già l'anno scorso lei non c'era, personalmente ho fatto 3 telefonate e praticamente poi da gente di Monopoli che la mattina dopo va a Porto Rosso, Porto Bianco, trova quello che trova, parliamo di escrementi, parliamo di tutto, non è possibile che la gente poi non possa accedere a una spiaggia libera, perché alcuni si sono impossessati per tutta la notte, hanno fatto caos, hanno fatto acceso bivacchi, hanno cucinato, hanno fatto di tutto, si rinvengono, le dico i bambini, perché poi non è che chi va a pulire la spiaggia se taccia la sabbia e tutto il resto. Perciò questa operazione va fatta, perché se voi invece di fare la prossima volta di mondo, comandante, bisogna buttare, perché se si sparge la voce non lo fanno più. Perché questa è una cosa che poi su Facebook sta girando da qualche giorno, perché a Porto Rosso non si può stare. C'è chi abita lì, ne vede tutti i colori. Poi le concessioni. Molti dicono, erroneamente, spiagge private, sono spiagge con cessione o spiagge con servizi, le spiagge sono nostre. Che diamo in concessione a qualcuno, questo qualcuno paga X allo Stato, però c'è qualcuno che chiude queste spiagge da tutti e due versanti, non fa passare le persone nella fascia che dovrebbe essere la mia, e alcune spiagge non le hanno. Altre spiagge non lasciano la percentuale prevista per gli operatori pubblici, la spiaggia libera, e ogni anno questa fascia diventa sempre più piccola e non entrano più gli operatori. Perciò, siccome voi siete deputati al controllo insieme alle altre forze dell'ordine, chiedo di concertare con le altre forze dell'ordine, specialmente la polizia municipale, di andare a controllare le concessioni se rispettano, perché sulla concessione è tutto scritto, pochi metri da lì, basta andare a vedere, non ci vede, perché le spiagge libere ne sono rimaste pochissime. Quelle in concessione dicono che siano private, ma non sono private, perciò a meno che ci lasciano la parte prevista dalla loro concessione per poter accedere alla parte libera. Forse non l'ho detto, poi gli accessi italiani a 150 metri, prevista sempre dalla legge regionale, stanno chiudendo, se si fa un giro a Copacabana in poi, tutti stanno privatizzando tutto, Porto Scarparo l'hanno raso al suolo, hanno tolto tutta la macchia mediterranea, hanno tolto tutti i printer, si dice monopoli, le libre, che non andavano tolte, e praticamente hanno chiuso l'accesso a questo porto, che si chiama Porto Scarparo, che ha fatto un esposto già al comandante dei vigili urbani, al sindaco, all'assessore, però non si è visto niente, non abbiamo avuto ancora riscontri. Perciò il rispetto degli accessi ogni 150 metri. Ma vi deve aspettare, cioè 50 metri? No, non in tutti i casi. Sempre l'ordinanza regionale, purtroppo, per fortuna noi abbiamo gli amici animali nelle nostre case, è vietato portare gli animali in spiaggia, però se la amministrazione comunale, di concerto con la Capitaneria di Porto, individua una spiaggia dove chi possiede gli animali, sono quasi tutti, chiunque abbia degli animali, lo possa portare a questa spiaggia, perché sono d'accordo che è vietato portare gli animali dove non si possono portare, ma niente che si individui una spiaggia dove
qualcosa, può portare. E non c'è, su 30 km di costa, ci sta una spiaggia dove si possono prendere animali. E perciò la gente, è chiaro che al momento non sono stati puntati, ma se dovessero essere. Ce lo segniamo, ci sono 5-6 sub che fanno parte del nostro comitato valentino e continuano a tirare fuori dal mare copertoni pneumatici di auto e camion e non riusciamo neanche a smaltire a dire a qualcuno, cioè alla fine dobbiamo stare 3 ore, 5 ore per aspettare qualcuno, diciamo un cioè il problema è come quando uno segnala, cioè c'è stato un incidente, uno spara l'uomo, chiama la polizia, poi che state 3 giorni a denunciare, a dire che c'è il titolo gruppo sanguigno, quando io chiamo personalmente la guardia costiera per denunciare i battelli che arrivano a 6 metri per la battaglia, 7 metri per la battaglia, chiede il nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, gruppo sanguigno, tutto il resto, perché non è che si trova da un'altra parte, non può venire una sola. Sono d'accordo, però questi signori o vanno sanzionati, se no altrimenti continuano sempre. E lo so, infatti. Ma perché sono in morti? Io ho approfittato della sua presenza, anche se lì ci ha già convocato qualcosa, stiamo facendo, stiamo segnalando e stiamo riscontrando che le sanzioni le stanno emettendo, perciò con quel personaggio che è funzionante abbastanza bene. Proprio adesso. Metà la settimana prossima diffondere qualche risultato in realtà rimanda avanti nel futuro, quindi daremo alla stampa un po' più tardi, ce ne sono tanti. Comunque noi siamo sempre a disposizione. Grazie. Quindi, quindi il turista può vedere questa macchina per 3 giorni.
dà fastidio a tutti. Quindi c'è stato qualche giornale che ha scritto, nonostante la segnalazione del cittadino, sicuramente vorrei dire qualche altro cittadino, però il fatto che anche i giornalisti, anziché sentire me, è vero, lo vedevo, hanno scritto, nonostante due volte di altri sono intervenuti, no, questo è vero, siamo intervenuti, ripeto, si apre il fascicolo, denuncia costituzione che non porta da nessuna parte, però non abbiamo i mezzi per andare a eliminare quella macchina. E quindi ho chiesto ai rapportuali di attrezzarsi, quindi questo aspetto speriamo di risolverlo quanto prima. Per quanto riguarda il parcheggio selvaggio, le feste, come ha già detto esposto da parte dei vigili urbani del sindaco, anche i vigili urbani, cioè quando ci chiamano per verbalizzare il dato sul tema, lo possiamo fare anche noi, però ricordiamo che il nostro monte principale è la ricerca dei soccorsi primari, noi negli orari serali, che vanno fuori dall'orario 14, abbiamo una persona di guardia a terra e tre sono lì che sono occupati del soccorso, quindi queste persone di guardia a terra non possono allontanarsi perché se ci sono soccorso non essere pronti per lì. E quindi abbiamo fatto questa attività, ci spiace, lo sabato scorso, abbiamo fatto insieme, però ha coordinato il commissario Fabio, quindi il coordinamento è sempre della Presidenza di Pubblica Sicurezza e delle regioni. Rispetto alle concessioni, diciamo, normalmente nell'ambito dei controlli i concessionari non si estendono oltre la loro concessione. Gli unici a non rispettare in parte regole sono coloro che hanno una spiaggia libera con servizi, no? Quindi hanno una metà con servizi, forse li faccio più per quello. Sì, ma ecco. Quelli che hanno in teoria che sono i scogli, certo. Non facciamo nulla a caso. Perché la grotta delle mura è un importante giacimento archeologico che
condizionato. Ciò significa che lo scheletro era intatto, quindi le ossa sono state ritrovate esattamente nella loro posizione ed è un importante giacimento perché è molto raro. Un altro caso simile si è trovato soltanto agli studi. Quindi sarebbe importante preservare quella parte della nostra costa. Si è parlato anche di una scossa con due, c'è stato un altro convegno che ha partecipato anche di una zona biologica, un po' pochi, quindi di zona Torrescinto, Santo Stefano, quindi anche questo potrebbe essere di più per il territorio, anche per la biodiversità, no? Speriamo che questo progetto vada Chiudendo questa breve digressione, ritorniamo a parlare della navigazione e sicurezza in mare, approfondendo due importanti argomenti che hanno visto Monopoli protagonista degli ultimi anni. In questi giorni ripetiamo la Capitaneria di Porto, che è il 50° anniversario della sua istituzione, e qui coincide con l'impresa anche più ardua, ovvero quella di salvare le vite umane che si affida nei balconi della speranza. Il fenomeno migratorio è vero nel mondo, gli italiani sono stati anche un popolo di migratori, siamo andati in diverse terre, ricordiamo prima partita dell'America. E i presenti ricorderanno dell'importante ruolo che i monopolitani ebbero nel 1991 per quanto riguarda lo sbarco degli albanesi. 20.000 migranti albanesi circa assalirono la nave Flora, imbarcazione di ritorno da Cuba che era carica di zucchero, al porto di Durazzo per stampare alla volta dell'Italia. Tutt'oggi quell'episodio rimane il più grande sbarco dei clandestini mai giunto in Italia al porto di Bari. A Monopoli, nell'allora periferica area Pagano, che prende il nome dell'antica lama che giunge sino al mare, divenne di colpo un'immensa tendopoli, dove gli albanesi si accamparono, infatti di quei cittadini che si occupavano di approvvigionarli di viveri. Non fu questa però l'unica occasione durante la quale la nostra cittadinanza si distinse. Infatti, il 28 agosto del 2015 ricorre il 44° anniversario della tragedia di Leanna, che costò la vita a ben 20 persone di diversa nazionalità, che si ribaltarono a bordo di una scialuppa eccessivamente affollata e che provocò anche oltre 270 feriti. Il traghetto greco, infatti, sulla tratta Ancona Patrasso, naufragò alle prime luci dell'alba, a 9 miglia nautiche a largo di Torre Canne, a causa di un incendio sviluppatosi a seguito di una fuga di gas proveniente dai locali della cucina. Un episodio analogo a quello avvenuto qualche mese fa all'alba di Trinisi, sempre. La nave, quella delle Leanna, aveva a bordo 1.174 passeggeri, il doppio di quelli consentiti, che erano soltanto 620, e circa 200 autovetture. All'epoca fu soccorsa proprio da alcuni pescherecci in forza alla marineria napoletana. Un intervento che consegnò alla città di Monopoli la medaglia d'argento al merito civile, di cui è stata insignita il 15 ottobre 1972 dal capo dello Stato Giovanni Leone. A testimoniare l'accaduto ancora oggi una lastra che è ammirabile sulla facciata laterale del meraviglioso castello Carlo V di Monopoli. Chiudiamo questo breve commento con il maestro Daniele De Marinis, che ci dedicherà con un altro brano.
della vita. Si parlerà di un romanzo di un nostro concittadino, un monopolitano, che lavora anche nell'aeronautica militare fuori regione. Manifestazione che culminerà nell'ultima serata dedicata al vernacolo monopolitano il 27 settembre prossimo, a termine della quale un sobrio rinfresco sarà offerto dal bar Caffè Roma 2000 di via del 403 a Monopoli. Grazie ancora per la vostra attenzione e vediamo una buona continuazione di video.